Genio, con più tempo, perché è talmente interessante che è un peccato che sia stato sintetizzato in così poco tempo. E a questo punto do la parola a Stefano Susani, Roberto Roncroni, Alessandra Marchiondelli di Tecne, Gruppo Autostrade per l'Italia. Anche a voi chiedo cortesemente di rimanere nei tempi. Io vedo video Roberto Roncoroni, però bisogna che Daniela In esca dal... attesa che condividono lo schermo, rispondo a una domanda che è stata fatta e ripeto che le slide del relatore nei prossimi giorni verranno rese disponibili perché caricate sulla nostra piattaforma SlideShare. Invieremo sia il link alle presentazioni dei relatori sia il link alla registrazione del webinar. Prego, potete procedere con la presentazione. Grazie. Non sentiamo l'audio. No, continuiamo a non sentire. Continuiamo a non sentire. Diamo ancora un attimo di tempo, dopodiché magari passiamo al relatore successivo e ritorniamo poi dopo su Roncoroni. Allora, se non si sente, allora io farei così, passerei la parola ad Alessio Gori e poi nel frattempo Benissimo. magari... E risolviamo il problema dell'audio. Quindi lascio la parola a Alessio Gori, chiedo intanto di disconnettersi a Tecne. Ok, buongiorno. Aspetto, Eccoci. perfetto. Grazie Alessio. Puoi partire. Se... Ok, dovreste vedere il mio schermo in modalità presentazione. Sì, lo vediamo. Perfetto. Buongiorno a tutti, cercherò di stare nei tempi, così come è stato richiesto agli altri relatori. La presentazione è un po' più lunga dei 10 minuti che ci sono concessi, comunque cercherò di dare tutte le informazioni. Prima di tutto mi presento, sono Alessio Gori, sono socio, project manager e BIM manager di Politecnica Ingegneria ed Architettura. Siamo una società cooperativa, possiamo dire di essere una delle maggiori società italiane di progettazione integrata. Brevemente qui trovate alcuni dati sintetici della nostra realtà. Puntiamo da sempre sullo sviluppo, sulla ricerca di nuove tecnologie e quindi in questo senso sicuramente la nostra partecipazione a questo tavolo di lavoro, a questo evento in termini di digitalizzazione e implementazione del BIM sono coerenti con la nostra strategia aziendale. I nostri servizi, spaziano, come dice anche il nostro nome, Poli. Dalla progettazione alla direzione lavori, l'assistenza in fase di cantiere e tutto ciò che ne consegue, sia per le infrastrutture che per quanto riguarda la parte più relativa al building. Nonostante questo, in questo caso io mi occupo principalmente di infrastrutture lineari ed è per questo che sono chiamato a fare l'intervento che riguarda il BIM per le infrastrutture lineari. Brevemente, la nostra esperienza che ormai ha raggiunto vari posti nel mondo ci ha consentito anche di constatare la necessità di essere sempre più appunto orientati ad una digitalizzazione del prodotto, abbracciando realtà che sono molto distanti sia come concezione, ma anche come applicazione della progettazione. Brevemente ancora, abbiamo da sempre abbracciato l'importanza di essere in linea con gli standard internazionali per la progettazione sostenibile, in questo caso il Building Council Italia, il LEED e ovviamente l'Envision, per il quale crediamo si dovrà fare veramente uno sforzo anche a livello nazionale per l'implementazione di questo protocollo che riteniamo sia fondamentale per la sostenibilità delle infrastrutture lineari. Ancora altre certificazioni di impresa che riguardano appunto la nostra azienda in modo totale, ma anche il nostro personale. Tra tutte appunto le certificazioni di qualità e la certificazione come BIM, in questo caso BIM Manager, Coordinator e Specialist. Andiamo quindi al caso studio, senza dilungarsi troppo. Noi sostanzialmente siamo partiti da un progetto che ci è stato commissionato
a fini di realizzare il progetto definitivo ed esecutivo di un'opera in Toscana. Si tratta di un nuovo ponte sulla strada statale 330, partendo dai dati di base, quindi dallo sviluppo del progetto in modalità tradizionale, modalità standard, abbiamo voluto testare la nostra capacità in modo da affinarla anche a fine caso studio in termini di sviluppo del processo BIM. Quindi si tratta di un caso studio totalmente volontario e svincolato dalla progettazione che invece contrattualmente eravamo stati chiamati a produrre in modo tradizionale. Sì, sostanzialmente abbiamo quindi un'arteria stradale che viene leggermente rettificata dal suo sedime originale, una intersezione che consente quindi l'accesso alla nuova opera che costituisce lo scavalco del fiume Magra. Nelle due slide che seguono sono riportati nel dettaglio le quattro fasi e quindi diciamo tutti gli elementi che fanno parte delle quattro principali fasi del nostro caso studio. Per non dilungarmi, sostanzialmente abbiamo approntato una prima fase di definizione degli obiettivi e quindi di redazione del PGI in linea con un capitolato informativo che di fatto non avevamo, avendo realizzato un caso studio sostanzialmente ideale. Siamo però basati su dei capitolati informativi che abbiamo avuto modo di controllare, analizzare da altre progettazioni o da altri bandi di gara. La fase 2 è quindi la modellazione vera e propria, ci siamo spinti a dei LOD che ritenevamo necessari per il caso studio e abbiamo quindi modellato dal punto di vista tridimensionale ma anche informativo, anzi soprattutto informativo, era questa la sfida che ci ponevamo, non soltanto le opere stradali, ma anche le opere strutturali, gli impianti, gli accessori stradali come le barriere della segnaletica e ovviamente siamo partiti dalla modellazione dello stato di fatto. La terza fase è stata quella della gestione, cioè di verificare la nostra capacità di gestire e di verificare anche i modelli, ovviamente costituendo un modello federato attraverso una piattaforma. In questo caso abbiamo scelto Autodesk BIM 360 e Navisworks per la gestione e condivisione dei modelli e la verifica e alla fine l'ultima fase, diciamo le conclusioni, capire quali sono stati i vantaggi che abbiamo ottenuto attraverso l'applicazione pur ideale di questo stato caso studio e anche le cosiddette lesson learned, quindi le sfide, le difficoltà che cercheremo in futuro di avere come guida per il nostro sviluppo. Quindi il primo punto è stato il piano di gestione informativa, il PGI. Sinteticamente lo abbiamo approntato e sviluppato secondo quanto previsto dalla norma UNI in vigore, quindi sostanzialmente le tre grandi categorie di sezione tecnica, sezione gestionale e terza in ordine, ma forse prima come importanza, la documentazione allegata che poi costituisce il cuore di come redigere un processo BIM sulla base di un documento che secondo lo sviluppo dato dalla norma è la conseguenza dell'offerta di gestione formativa applicata al capitolato formativo che quindi consegue al piano di gestione formativa. Qui una slide esemplificativa di alcuni screenshot del nostro piano di gestione informativa. Ovviamente i riferimenti normativi non li sto ad elencare, sono ben noti a tutti i partecipanti, che abbiamo cercato di tenere in conto e di allinearci. Per quanto riguarda la gestione e la condivisione dei dati, come anticipato, abbiamo adottato la piattaforma BIM 360 di Autodesk, che è diventato sostanzialmente il nostro ACDAT, e per un nostro controllo e anche per capire le future potenzialità di un'eventuale altra piattaforma in-house, abbiamo affiancato il tutto ad una sorta di backup costituito dal server aziendale di Politecnica. Qui alcune schermate del software ACDAT di BIM 360 di Autodesk, che è stato strutturato secondo una prima grande divisione archivio, work in progress, shared e published, dotando quindi ogni utente, anche qui simulando una sorta di, bene a dire, quasi gioco di ruolo sostanzialmente, ogni utente
aveva una funzione, quindi stakeholder, committente, BIM coordinator, BIM specialist e BIM manager, in modo da simulare veramente il processo BIM per quanto riguarda soprattutto la fase di delivery, la fase di verifica. Il server aziendale, ancora con funzione di backup, è stato strutturato allo stesso modo e questo ci ha consentito e sarà oggetto di un nostro futuro progetto interno di sviluppo e ricerca su come poter eventualmente allineare il server aziendale e farlo diventare, appunto, auspicabilmente una CDAT. Passando quindi alla modellazione disciplinare, che poi comporta la parte più time consuming del lavoro, il quadro generale è stato quello di suddividere la modellazione della parte stradale attraverso software Autodesk Civil 3D e la modellazione delle opere d'arte attraverso due software, volutamente di due software house diverse, per poter anche testare i concetti di interoperabilità che sono stati menzionati stamani, quindi Autodesk Revit e Tekla Structures. Il tutto con la piattaforma di condivisione Autodesk BIM 360 per arrivare ad un modello federato attraverso l'impiego di Autodesk Navisworks e in un'ottica di potenziale implementazione della modellazione 4D, quindi i tempi, e modellazione 5D attraverso appunto l'ausilio di un ulteriore software e di un ulteriore software house di STR Vision CPM. Il primo passo è stato quello ovviamente di impostare i software secondo la propria qualità aziendale, quindi la qualità di Politecnica. Ci avviciniamo alla scadenza, io le chiederei di saltare i passi operativi, di andare più sulle conclusioni, se no la devo tagliare. Perfetto, ok. Cerco di velocizzare e andrò direttamente alla parte conclusiva. Quindi qui velocemente scorriamo degli estratti della modellazione del terreno esistente, della piattaforma stradale. Abbiamo quindi condiviso i modelli su ACDAT, possiamo vedere in queste slide. Queste sono le slide che arrivano ora, sono quelle graficamente più piacevoli, ma ci tengo a sottolineare, a dispetto del tempo che ho, che in questo caso si tratta di modellazione tridimensionale informativa. È importante sottolineare la parte della lettera I del BIM, perché altrimenti si parla di soltanto di modello tridimensionale e non di BIM. Su questo ci crediamo molto. Abbiamo sviluppato appunto tutte le opere d'arte e l'opera d'arte principale appunto sul fiume Magra. Abbiamo condiviso anche in questo caso tutti i modelli informativi sulla piattaforma ACDAT. Ancora cerco di essere abbastanza breve. In questo caso qui mostriamo l'implementazione in Navisworks per tutte le operazioni di verifica e ovviamente il flusso di lavoro per le operazioni di verifica è stato quello di iterativamente controllare i modelli ai vari step di LC1, LC2 e poi alla fine LC3 secondo norma, in modo da arrivare ad un modello federato verificato. Tutto questo appunto attraverso la potenzialità di Autodesk e Navisworks che abbiamo scelto in questo caso. Per quanto riguarda, cerco di andare ancora più veloce, per quanto riguarda la componente tempo, è stato un progetto anche questo che abbiamo sviluppato facendo un po' un salto nel buio, perché si tratta sostanzialmente di aggiungere una dimensione, arrivare al 4D, quindi implementare Microsoft Project in termini di schedulazione dei lavori attraverso la timeline di Autodesk Navisworks. Arrivo quindi ad una slide e qui mi dovete scusare, è opportuno vederla tutta. Questo è un video che abbiamo creato, ovviamente a livello grafico sono state eliminate alcune parti per rendere maggiormente apprezzabile la definizione delle lavorazioni in funzione del tempo, che scorrono sostanzialmente sulla parte sinistra dello schermo, mentre sulla schermata centrale vediamo con dei vari colori apparire le lavorazioni. Non è semplicemente un video dimostrativo, e quindi una sorta di virtualizzazione dell'opera, ma è sostanzialmente la virtualizzazione della tempistica dell'opera, quindi ci sono delle informazioni che sostanzialmente vengono elaborate in contemporanea. Abbiamo cercato di fare lo stesso esercizio per quanto riguarda il 5D, quindi la parte dei computi. È un qualcosa che ancora ci vede in una fase embrionale. Abbiamo però
già sperimentato la possibilità di operare la computazione visuale, quindi di poter operare una computazione direttamente sul modello, svincolandosi dagli elaborati. Quindi eccoci alla penultima slide, i vantaggi e quelli trovate e le criticità. Non abbiamo voluto chiamarli svantaggi perché a nostro avviso non ci sono svantaggi, semmai ci sono delle criticità, ci sono delle, come si chiamano, challenges, quindi sfide che devono portare poi ad una presa di coscienza su cosa è opportuno, su come è opportuno operare e come eventualmente rialineare la propria struttura in produzione. Per citare i più importanti, sicuramente possiamo gestire il ciclo di vita dell'opera potenzialmente attraverso un modello e quindi inserire, che è il tema poi dell'evento di oggi, anche le caratteristiche manutentive di sostenibilità grazie proprio alla digitalizzazione del progetto, ancora passando dal modello. Il progetto pilota, questa è l'ultima slide, ho quasi terminato, che abbiamo sviluppato internamente a Politecnica, quindi ci ha consentito di arrivare ad alcune opportunità di miglioramento che costituiscono gli obiettivi aziendali e le attività in corso già in questi mesi e nel prossimo anno. Uno degli obiettivi su cui puntiamo molto, lo trovate elencato nell'ultimo punto del punto elenco, e che sostanzialmente confermo quanto è stato detto dai precedenti relatori, la partecipazione al tavolo di lavoro, i BIMI, Building Smart, per quanto riguarda gli FC Road, riteniamo uno snodo fondamentale, sostanzialmente è il ponte che sostanzialmente manca ad oggi per poter permettere una completa digitalizzazione BIM, quindi un processo BIM per le infrastrutture lineari e quindi un formato aperto anche. Mi scuso per la velocità che è andata in crescendo. Vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente trovate tutte le informazioni nelle slide che poi saranno distribuite. Grazie dottore. Allora riproviamo subito con Tecne. Occorre che lei si stacchi. Perfetto. Ho notizie da Tecne. Purtroppo continuiamo a non sentirvi. Io non sento il relatore di Tecne. Se riuscite a condividere lo schermo e ad attivare il microfono. Io continuo a non sentirli. Niente, procediamo perché siamo già parecchio in ritardo. Ora chiedo di intervenire a questo punto Piero Petrucco di ICOP, un'azienda che ha una grande esperienza internazionale e che quindi sicuramente già vive alcuni dei scenari di cui stiamo parlando oggi. Quindi a lei, Piero Petrucco, ricordo che è anche vicepresidente ANCE. E lascio quindi a Petrucco la parola per il successivo intervento, che scusandomi se poi dovrò fare un po' di pressione per il rispetto dei tempi. Sono un secondo in difficoltà perché sto cercando di entrare sono col telefono e sto cercando di entrare col computer in questo secondo. Ho parlato all'una e io mi sono dovuto trasferire da un posto all'altro. Se no lo faccio dal telefono, anche se è un po' più complicato perché devo condividere. No, benissimo, riusciamo a vedere la presentazione, se me la mette per cortesia in modalità presentazione. No, però forse questa presentazione è del dottor Roncoroni di Tecne, quindi a questo punto chi prima dei due riesce a condividere lo schermo e a proiettare lascerei la parola. Adesso non c'è più nemmeno la presentazione di Tecne. Dottor Petrucco, lei riesce a condividere lo schermo?
Lei ha le mie slide? Un attimino solo, mi ha girato aspetta, la... Aspetta, arrivo, ho fatto io un errore, arrivo. Ok, benissimo. Un errore informatico. Ecco. Sono? Sì, eccola. Allora. Sì, vediamo lei, cerchiamo di condividere lo schermo. Adesso condividiamo lo schermo. Benissimo. Allora, piena pagina. Siamo? Sì. Sì, benissimo. Pronto. Prego. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Scusate. Devo chiudere sul telefono. Chiudere sul telefono. Chiudere sul telefono. Eccomi. Scusate per l'impiccio. Buongiorno, sono Petrucco, Piero della ICOP, una società, un'impresa di costruzione di circa 380 persone che fanno centinaia di milioni all'anno, giusto per dare le coordinate, impiegate in attività che spaziano dai lavori di fondazione ai lavori di microtunnel e a lavori come per esempio una banchina portuale. Lavoriamo in Italia e all'estero. Visto il poco tempo e anche il pasticcio che ho fatto, mi limiterò, scorrendo le slide, così a raccontare dal punto di vista dell'impresa cosa questo possa aver significato. Noi abbiamo fatto il primo progetto usando il BIM in maniera massiccia, sia a livello di ufficio tecnico che a livello di cantiere a Trieste, in occasione della realizzazione di una della piattaforma logistica, dove abbiamo capito i grandi vantaggi che potevano dare l'utilizzo spinto del BIM nella gestione di un progetto di questa natura. A valle di questo, ed è quello che oggi volevo presentare, abbiamo poi deciso di introdurre e utilizzare il BIM in maniera continuativa e per tutti i progetti, modellando, pur facendo qualche sacrificio dal punto di vista dell'organizzazione dello studio di progettazione interno, organizzandoci per fare questa cosa in maniera sistematica. Ho voluto fare un esempio di progettazione in BIM per un direct pipe, che è un tipo particolare di tecnologia che noi utilizziamo per posare delle condotte sotterranee, perché siccome stiamo parlando di digitalizzazione e sostenibilità delle infrastrutture, in questo caso parliamo di una infrastruttura che è intrinsecamente sostenibile, nel senso che le tecnologie trenchless rientrano in quel tipo di ipotesi, di possibilità tecnologiche che consentono una sostenibilità superiore, sia dal punto di vista dell'impronta, diciamo, carbonica, sia dal punto di vista intrinseco dell'attrezzatura, perché sono sostanzialmente, siamo nel mondo degli scavi, senza degli scavi non a cielo aperto. In questo caso, quindi, abbiamo modellato il pozzo di partenza e in fase iniziale tutta la parte topografica per fare la profilazione, e in questa slide cerco di far capire il numero di programmi e di software che vengono coinvolti in un progetto anche semplice come quello di un semplice attraversamento, perché si passa dalla modellazione del terreno alla modellazione poi topografica alla modellazione strutturale, perché la condotta è comunque un elemento strutturale nel nostro caso, al calcolo strutturale dei pozzi, attraverso l'utilizzo per esempio di STR Vision, alla computazione, all'ottenere le bill of quantities direttamente dal modello, e poi attraverso un software che stiamo sviluppando internamente ormai da 4 anni, tutta la gestione di cantiere coordinata diciamo dalla piattaforma e dalla condivisione di Tribal Connect.
L'utilizzo spinto di TrimRecon, l'abbiamo sperimentato in piattaforma, anche a livello di gestione del cantiere, ha dato un ottimo risultato per la possibilità di definire in maniera ordinata e molto ben organizzata tutto il gruppo di lavoro che opera dall'ufficio tecnico, in quel caso lì alla direzione lavori, e all'attività del cantiere. Quindi attraverso l'utilizzo del BIM è lo strumento del to-do, il modello insieme ai dati e ai dati di input viene condiviso con lo strutturista che, sempre in una logica integrata, anche lui partecipa, diciamo, in questa supply chain come uno degli elementi dell'intero processo. Viene quindi preparato anche i disegni, le tavole dell'armatura, e poi attraverso TrimRecon vengono condivisi senza passare per la stampa cartacea al cantiere. Cantiere che quindi si trova a operare con uno strumento potente come questo, che ci consente non solo una perfetta rintracciabilità di tutto quello che facciamo durante le fasi di costruzione, ma anche di evitare errori dovuti all'utilizzo, per esempio, di disegni sbagliati. E nello sviluppo dei modelli, ormai da alcuni anni abbiamo fatto delle API per costruire la parametrizzazione e la standardizzazione di alcuni elementi costruttivi ripetitivi, nel nostro caso sono tutti quelli legati alle fondazioni, e negli ultimi 2 anni abbiamo iniziato in maniera convinta a utilizzare Grasshopper per la progettazione parametrica, che in casi come il nostro dà effettivamente risultati molto buoni, perché noi abbiamo alcuni elementi che sono ricorrenti e quindi, una volta organizzata bene questa, impostata bene questa progettazione parametrica, riusciamo sia a livello iniziale di studi di fattibilità sia di gestione di variante a sfruttarlo molto bene. Prima di chiudere questi brevi flash, invece mi fa piacere riportare un'esperienza che abbiamo fatto e stiamo concludendo in questo momento in Norvegia, dove ci siamo trovati in un ambiente in cui il cliente è da molto tempo abituato a strutturare il cantiere e il progetto in maniera condivisa e con una forte spinta di digitalizzazione. Qui mi piace sottolineare che il contributo offerto dalla modalità con cui il cliente, in questo caso le ferrovie norvegesi, lavorano e condividono i progetti, è stato per noi molto, molto significativo, perché noi abbiamo realizzato le opere di fondazione, siamo stati subito inseriti nella loro piattaforma, in questo caso era TrimRecon, uno SharePoint, mediante la quale avevamo visibilità su tutto il progetto, quindi non solo sulla nostra parte. E devo dire che qui c'è una modalità di rapportarsi con la direzione lavori e col committente che è molto distante da quello a cui siamo abituati in Italia, perché c'è una trasparenza e un'abitudine alla condivisione assoluta. Lo si vede molto bene nella gestione delle varianti o delle modifiche, o anche nella sistemazione di eventuali, nella predisposizione di eventuali remedial works che possono nascere in caso di una non conformità, dove la cosa viene vissuta non come una caccia al colpevole, ma viene vissuta in maniera completamente diversa e collaborativa. Cioè esiste, e secondo me è una cosa molto importante, spero che nel tempo anche in Italia succeda, esiste il concetto che quando si lavora si può sbagliare e che quindi si deve porre rimedio. L'alternativa è far finta di non sbagliare, nascondere lo sbaglio, e quindi dopo tutte le nostre meravigliose operazioni e tentativi di avere trasparenza e rintracciabilità rimangono delle cose sulla carta. Ecco, questo non succede, non è successo in questo cantiere, dove appunto, dicevo, da subito è stata condivisa completamente la progettazione, ma in più ciascun subappaltatore doveva ed era impegnato contrattualmente a fornire gli as-built di fatto in tempo reale. Quindi noi ci siamo ritrovati a progettare le nostre colonne consolidate, il nostro intervento di consolidamento,
all'interno di una di due paratie in parancole eseguite dal subappaltatore nel mese precedente, e abbiamo fatto tutto il modello e tutto il nostro progetto dentro le sbuilt di chi ci aveva proceduto. Voi capite che cosa questo significhi in termini di qualità del progetto e di precisione delle sbuilt. Quando noi ci siamo ritrovati in questa situazione all'inizio eravamo un po' attoniti perché non c'era mai capitato, e a nostra volta noi abbiamo dovuto fornire tutti gli sbuilt, e quindi in questo abbiamo utilizzato un trasferimento dati efficiente dai dati delle macchine utilizzando i programmi di registrazione delle macchine che avevamo lì, che sono insomma quelli tradizionali, chiamiamoli, dell'industria 4.0, importandoli nel nostro portale, quello di cui parlavo prima per la gestione del dato di cantiere, esportandoli di nuovo su Tecla e restituendo quindi al cliente in tempo quasi reale la situazione che avevamo in cantiere. Quindi questo è il disegno, alle rosse sono le palancole, che quindi in questo caso non si tratta di un progetto ma si tratta di un esbuilt all'interno del quale noi abbiamo inserito la nostra progettazione, successivamente i dati del nostro intervento, che sono quelle colonne che vedete colorate, che quindi anche queste, man mano che vengono eseguite, sono effettivamente gli esbuilt di quelli che abbiamo realizzato. Ecco, ho voluto quindi rappresentare questa esperienza perché, al di là degli aspetti tecnici, è secondo me molto importante il messaggio e l'aspetto organizzativo e di impostazione del rapporto fra un'impresa e un committente che questa esperienza ci ha offerta, e che credo sia quello che sia necessario fare se vogliamo parlare di una vera digitalizzazione da un lato e della possibilità di avere delle infrastrutture sostenibili e sicure e con tutto quello che ne consegue in termini di conoscenza effettiva di quello che viene realizzato, dal quale secondo me in Italia in questo momento non siamo ancora, è un modello che non a cui non siamo ancora arrivati. Ingegnere, questo tipo di collaborazione, mi sente? Sì. Questo tipo di collaborazione è possibile in un sistema in cui parte dei lavori sono affidate a subappaltatori? Assolutamente sì, perché il mio esempio è l'esempio di un subappaltatore insieme ad altri subappaltatori. Noi lavoravamo per Ferrovie e noi lavoravamo per un general contractor che lavorava con Ferrovie, ma il rapporto fra il subappaltatore, il general contractor e il committente è in questo senso paritario, cosa che non succede da noi, perché il general contractor mette una barriera a prova di dinamite fra te e fra il subappaltatore e il cliente. È una logica completamente diversa, molto più collaborativa. Bene, grazie Presidente. Prego. Mi dispiace dover tagliare perché avrei da farle un altro paio di domande. Molto interessante il caso. Riproviamo con Tecne a questo punto. Comunque ci sarà modo, Presidente, per risentirlo. Grazie. Buongiorno, ci sentiamo? Vi sentiamo. Ok, sì. L'audio lo sentiamo. Chiedo al dottor di interrompere la condivisione. Ok, grazie. L'audio vi sentiamo. Proietto io per voi, se mi dite quando posso andare avanti con le slide. Oppure se riuscite a proiettarle, vediamo. Sì, provate a condividere lo schermo. Scusate, i problemi tecnici, ci ha abbandonato. Ok. Ci siamo. Benissimo. Ricordo che avete 10 minuti perché siamo ormai davvero in sgoccioli. Buongiorno a tutti. Il mio contributo di oggi vuole presentare il nuovo sistema digitale per il monitoraggio sostenibile delle infrastrutture, chiamato Argo, adottato recentemente da Autostrade, che sancisce l'inizio di una nuova era nel campo della sicurezza e della gestione delle infrastrutture, innovando in modo radicale le attività di sorveglianza e monitoraggio delle oltre 4.500 opere presenti sulla rete autostradale di Asti, grazie al ricorso all'intelligenza artificiale di IBM, all'utilizzo di droni, all'IoT e alla modellazione digitale 3D di Fincantieri Next Tech.
Nell'ambito del piano di trasformazione di Autostrade gioca un ruolo strategico la digitalizzazione dei vari asset. L'obiettivo è la creazione di un vero e proprio archivio digitale che raccolga in maniera strutturata tutte le informazioni e censisca tutte le opere, fornendo al gestore un'anagrafica completa e coerente a quanto previsto dalla banca dati AINOP. Per la descrizione morfologica di dettaglio delle opere è in corso un'estesa campagna di rilievi laser scanner condotti tramite droni per le opere all'aperto e mezzo mobile per le opere in sotterraneo. Proprio a partire dai rilievi laser scanner acquisiti dai droni, il sistema sta introducendo tecnologie avanzate come la possibilità di analizzare un'opera attraverso un modello digitale tridimensionale che ne riproduce le caratteristiche. In una seconda fase il sistema Argo verrà corredato anche di un tool di generazione di un vero e proprio modello BIM di tutte le opere, in grado di creare un legame univoco tra il modello 3D e la morfologia dell'opera archiviata nel sistema di asset management, contenente tutte le informazioni disponibili nella banca dati relazionale. Il nuovo software è in grado di tracciare e gestire tutte le varie fasi in cui si articola il percorso della sorveglianza delle opere d'arte, a partire dall'organizzazione e conduzione delle ispezioni fino alla programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione. L'ispettore in campo è in grado di consultare tramite tablet tutte le informazioni presenti nell'archivio digitale e può inserire direttamente a sistema tutti i dettagli e le foto rilevate nel corso dell'ispezione, rendendone immediata disponibilità alle strutture aziendali deputate al trattamento di tali informazioni. Specifici applicativi rendono agevole gestire le richieste relative alle attività di indagine diagnostica da eseguire in campo, attivando direttamente i laboratori già contrattualizzati e registrati a sistema. In questo contesto i droni svolgono un ruolo primario, oltre che nei rilievi globali e di dettaglio delle strutture, anche nello svolgimento stesso delle ispezioni. Ogni informazione acquisita è quindi geolocalizzata e integrata all'interno del sistema, per essere poi facilmente utilizzata dal gestore. A partire dalle immagini ad alta risoluzione acquisite dai droni durante voli preimpostati, si vogliono sfruttare le potenzialità di innovativi algoritmi di intelligenza artificiale per riconoscere e classificare in maniera affidabile le diverse tipologie di difetti, al fine di supportare i tecnici nelle loro valutazioni di sicurezza, rendendo i controlli più efficienti, oggettivi e tracciabili. La piattaforma Argo consente infine la gestione dei sistemi di monitoraggio installati sulle opere d'arte della rete. I dati relativi al comportamento delle strutture vengono acquisiti in campo mediante l'utilizzo di sensori e presentati tramite dashboard appositamente configurate, che visualizzano una serie di indicatori sullo stato delle opere monitorate. Lo sviluppo di questo complesso sistema di monitoraggio è curato da Movion e il coordinamento di tutte le attività sperimentali è affidato ad un comitato tecnico-scientifico al quale partecipano le università politecniche di Trento, Torino, Roma, Napoli e Milano, con il mandato di definire nuove procedure operative da concordare successivamente con il Ministero. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo rapidamente la parola al mio collega Roberto Roncoroni, che tratterà il ruolo centrale del BIM nell'ambito del progetto innovativo appena descritto. Buongiorno, sono Roberto Roncoroni, responsabile dell'ufficio BIM e Visual Environment di Tecne. Con le prossime slide vorrei farvi vedere la maturità BIM che ha raggiunto Tecne in questi anni e descrivere i processi e le strategie per raggiungere gli obiettivi che ha illustrato così chiaramente la collega Alessandra Marchiondelli. Intanto due parole sull'organizzazione e ruoli professionali dell'ufficio. Tecne si è dotata di un programma di certificazione di tutte le figure professionali previste dalla UNI 11337 nel volume 7 e si appresta a pianificare le attività per ottenere la certificazione del proprio sistema di gestione SGBIM, come prevedono le prassi di riferimento 74 del 2019. Il progetto che vogliamo presentare è la Galleria Artificiale Fonica di San Donino. È un'opera compresa nel progetto di potenziamento del sistema autostradale tangenziale di Bologna. Il progetto ha interessato le fasi di progettazione autorizzativa e tecnologica. Il livello di sviluppo degli oggetti modellati varia per il livello grafico da un C a un D e per il livello informativo è certamente un D. La
La galleria fonica San Donnino va a sostituire una copertura fonica attualmente esistente e si prolunga oltre il cavalcavia ferroviario nel corpo C per uno sviluppo totale di circa 550 metri. L'opera copre interamente la sede stradale in direzione sud e nord della 14 della tangenziale nord nel tratto A e ospita in copertura un parco pubblico a beneficio dei residenti. Nel tratto B invece copre solo le carreggiate in direzione sud, è presente sempre il parco pubblico e è presente anche un sistema di barriere foniche per attuare l'impatto acustico. Oltre al cavalcavia ferroviario, la galleria ha sempre le stesse caratteristiche, ma invece del parco in copertura ci sarà una struttura di pannelli fotovoltaici. Il progetto ha investito diverse discipline, quasi interamente ricoperte da risorse interne, a partire dal modello idraulico di piattaforma, il modello geotecnico delle opere di sostegno, il modello stradale, comprensivo di barriere e segnaletica, il modello delle strutture di fondazione ed elevazione, il modello di strutture di impalcato in carpenteria metallica, con relativi dettagli e le coppelle per il successivo getto della soletta in calcestruzzo, dove sono state definite anche tutte le superfici di carseratura, fondamentali poi nella parte di computo, il modello idraulico per il drenaggio delle acque di copertura e il modello architettonico con gli arredi del parco urbano. Approccio metodologico e tecnico, la scelta di utilizzare strumenti e strategie che puntano a veicolare tutte le informazioni nel formato interoperabile, IRC, sia per le attività di verifica e validazione di geometrie e dati, sia per la programmazione economica e temporale dei lavori. Il tutto raccolto in un ambiente di condivisione dei dati. La scelta di spingersi così a fondo nell'utilizzo del formato interoperabile ha diverse motivazioni, una delle quali è quanto citato nell'articolo 4 del decreto ministeriale 560, che al comma 1 voglio citare il passaggio: i dati sono connessi a modelli multidimensionali e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell'intervento, secondo formati digitali aperti e non proprietari. Tanto crediamo al formato interoperabile che stiamo dando il nostro contributo al gruppo di lavoro IFC Road, promosso da Willy Smart, con la collaborazione dell'Università di Padova, per la creazione dello standard RC dedicato alle infrastrutture stradali. Dal punto di vista degli obiettivi dei modelli che ci siamo dati, c'è sicuramente le attività di coordinamento per l'analisi e verifica delle interferenze geometriche, incoerenze informative e gli aspetti normativi. La creazione di un database informativo unico nel formato interoperabile, estrazione di elaborati grafici dai modelli, gestione informativa ed economica, il cosiddetto 5D, e la gestione informativa della programmazione e lavori 4D. Questo obiettivo è l'unico ancora in fase di sperimentazione e contiamo di consolidare i processi entro i primi mesi dell'anno prossimo. Per quanto riguarda la gestione del crash detection per la verifica delle interferenze geometriche, operiamo attraverso un software che verifica e segnala le presenze di interferenze geometriche attraverso regole preimpostate nel software. Le interferenze sono georeferenziate all'interno del modello e una volta commentate sono inserite in un report digitale. Stessa procedura anche per il model checking, la verifica delle coerenze informative, dove riusciamo a controllare la presenza del dato e anche la sua corretta compilazione. Con checking per le verifiche aspetti normativi controlliamo tutte le operazioni di verifica della sagoma della piattaforma stradale, con la verifica dei franchi altimetrici, la verifica dei franchi orizzontali per il funzionamento delle barriere, l'infissione delle barriere e i limiti acustici. Abbiamo appurato che con questo tipo di controlli riusciamo ad eliminare l'80-90% degli errori tipicamente tipici e compiuti durante una progettazione di tipo tradizionale. Per la gestione
del database unico in formato interoperabile. L'abbiamo organizzato separando e raggruppando le informazioni in specifici property set standardizzati che dividono le proprietà in base agli aspetti qualitativi, quantitativi e i dati di VBS. Anche la gestione delle informazioni durante l'attività di coordinamento la gestiamo attraverso un formato interoperabile. Infatti le issues che sono raccolte nel report digitale vengono sincronizzate in una piattaforma di scambio informativo attraverso un file interoperabile, il cosiddetto BCF, acronimo di BIM Collaboration Format. Sulla piattaforma interoperabile le informazioni possono essere visualizzate e commentate da tutti gli attori partecipanti al progetto. Da qui, sempre con l'utilizzo di semplici plugin gratuiti, possono essere sincronizzate le informazioni su qualsiasi software di modellazione BIM, da cui possono essere eseguite le modifiche richieste e una volta terminate ripubblicate sulla piattaforma di scambio informativo, da cui vengono recuperate la software di coordinamento che può chiuderle o addirittura ricominciare il ciclo di analisi verifica. Ovviamente estraiamo dal modello anche elaborati grafici di dettaglio e di assieme. La parte, diciamo, ogni oggetto al suo interno contiene informazioni utili per poter essere associati a una voce di costo e quindi, misurate le quantità, poter estrarre computi affidabili e precisi. Con le stesse informazioni vogliamo riuscire anche ad associare gli oggetti ad ogni lavorazione per determinare i tempi di esecuzione. In ultimo vi rubo solo 30 secondi per farvi vedere un video che raffigura in maniera più completa un po' il lavoro che abbiamo svolto. In questo momento stiamo percorrendo la A14 in direzione sud e quindi percorriamo tutti i tratti della galleria che abbiamo realizzato. Da questa parte invece ritorniamo sulla A14 in direzione nord e affianchiamo tutto il sistema di barriere foniche che vediamo sul lato sinistro. E come ultima visualizzazione dinamica la presentazione del parco in copertura, un parco che è sicuramente gradito dagli utenti, dai residenti. Qui percorriamo il tratto B dove vediamo anche un'opera artistica che va a coprire la barriera fonica per renderla più gradevole e una volta raggiunto il cavalcavia ferroviario vediamo l'ultimo tratto, il corpo C, che invece ospita il parco fotovoltaico. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Allora, prima di passare la parola a Pavan, siamo in leggero ritardo, però consentitemi qualche considerazione finale. Allora, sicuramente si è trattato di un convegno molto interessante in cui abbiamo visto nel dettaglio come oggi la progettazione stia procedendo speditamente nella direzione dell'uso del digitale, del BIM e delle piattaforme. E Roberto può uscire dal... No, non riusciamo, dovrebbe disattivare la telecamera. Prego, prego, dottor Dari, non la disattiva, adesso cercherò di disattivargliela io. Ok, prego. Allora, abbiamo visto sicuramente un utilizzo sempre più consapevole della parte digitale del BIM. Abbiamo sentito nella prima parte anche come lo sviluppo normativo stia andando in questa direzione e come ci sia una richiesta da parte un po' di tutti di avere degli strumenti più di ausilio che di obbligo. Secondo me è un po' mancata la parte della sostenibilità, come ci ha detto il dottor Tardiola del Ministero, la principale difficoltà che hanno incontrato parlando con il nostro mondo è quello
di non parlare sempre solo di progettazione di strutture, di parte strutturale e di altre parti, e di parlare poco di sostenibilità. Secondo me è un invito che faccio agli organizzatori, andrebbe fatta una seconda puntata di questo evento in cui andiamo proprio a vedere anche di più quali possono essere i vantaggi e i valori del BIM sul tema della sostenibilità per infrastrutture, con qualche esempio ulteriore, proprio con qualche dato concreto. Ora lascio la parola ad Alberto Pavan, che, come abbiamo detto, è la persona che ha seguito praticamente un po' tutto lo sviluppo normativo del BIM in questi anni, e che avrà, da quello che ho capito, anche un ruolo in questa nuova area di sviluppo normativo, che è quella che riguarda l'infrastruttura. Prego, Alberto. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio ovviamente i relatori e tutti gli uditori che sono rimasti con noi fino a quest'ora, ma credo interessati, visto tutti gli argomenti che abbiamo affrontato, discusso e visto, prospettando anche un'immagine delle infrastrutture che poi è forse indietro rispetto all'edilizia, ma non così tanto indietro. Forse sono più indietro i software che gli operatori. Gli operatori abbiamo visto che comunque, pur non avendo software così performanti come forse ci sono nell'edilizia, comunque stanno lavorando, stanno implementando, stanno sperimentando, stanno approcciando al digitale anche le infrastrutture. Quindi il mio invito è, come è stato sempre per la 11337, di iscrivervi in Uni, soprattutto ai tecnici, cioè di smettere di lamentarci perché qualche legge ci impone qualcosa. Abbiamo un tavolo normativo, le norme tecniche, quindi le norme volontarie, dove possiamo scrivere le regole noi da tecnici, e poi i giuristi valuteranno, implementeranno, utilizzeranno nella parte poi cogente della legge. Ma intanto usiamo questo mondo della norma tecnica per darci tutte delle regole e lavorare tutti assieme, collaborando e alzando sempre più l'asticella, perché poi il mercato non sarà più solo quello italiano, ma potrebbe essere anche quello europeo, quello asiatico e per noi quello africano, che sarà il vero mercato emergente dei prossimi decenni. Quindi iscrivetevi in Uni, iscrivetevi alla sottocommissione 05, quindi a tutta la parte degli 11337, ma soprattutto a chi è interessato alle infrastrutture, alle opere a reti, al GIS, alla nuova norma che nascerà come parte 1, quindi come parte generale, ma io spero gemmi come la 11337 in una parte specifica per, come si dice, le reti e la distribuzione dell'energia, una parte per le strade, una parte per la ferrovia, una parte per i porti, una parte per gli aeroporti e così via, così via. Quindi andando a focalizzare, a risolvere i problemi che a livello ISO trattiamo per tutto il mondo, a livello CEN trattiamo per l'ambito comunitario, a livello UNI trattiamo per i nostri operatori e il nostro mercato, aiutandoli da qui poi a dialogare quindi in Europa e nel mondo per un mercato che diventerà sempre più ampio digitalizzandosi. Quindi invito ancora una volta a partecipare alla norma, siamo in più di 100, la norma è di tutti se la scriviamo tutti, quindi venite, scriviamola assieme, collaboriamo, cerchiamo di far sì che sia uno strumento per lavorare tutti meglio e per andare a prenderci i mercati esteri, piuttosto che un'imposizione dall'alto di regole astruse che non mi servono, inceppano il lavoro, rallentano quello che voglio fare. Scriviamo delle norme snelle ma utili per lavorare meglio noi, offrire un prodotto qualitativamente migliore e andare a prenderci noi, e non gli inglesi, non tutti gli altri che come al solito lavorano tutti meglio di noi, andare noi a prenderci il mercato. Perché poi, vedete, all'estero, quando andiamo all'estero fanno tutti BIM, poi però quando si vede qualcosa di bello dice: ma questa parte chi l'ha fatta? Beh, ma l'ha fatta un italiano, ma quest'altra qui, beh, questa, anche questa l'ha fatta un italiano. Quindi sono tutti più bravi, poi le cose che funzionano meglio, guarda caso, le ha fatte un subappaltatore italiano. Quindi usiamo le norme per darci delle regole, per scambiare informazioni e migliorare la nostra filiera. Grazie mille a tutti. Non so se De Gregorio vuol salutare o dare
vuoi fare una chiusura. Grazie ancora a tutti, relatori e uditori. Sì, passiamo la parola a Marco De Gregorio, e Technical Project Manager di Uni. Prego Marco. Urca, mi avete fregato, in realtà, che non dovevo intervenire, quindi non so, io ringrazio soltanto tutta l'organizzazione, ringrazio Andrea Daria anche per aver moderato tutto l'evento, ringrazio gli ultimi partecipanti che ancora resistono a questa lunga mattinata insieme, i relatori, anche chi è dietro le quinte, quindi non avete sentito Simona, ma anche tutta l'organizzazione tramite anche AIS e Uni. E niente, possiamo allora concludere e andare tutti quanti anche a pranzo, che inizia a essere ora di pranzo, e ricordo che le slide dei relatori saranno rese, messe a disposizione su SlideShare, mentre la registrazione odierna sul canale YouTube di Uni, e quindi invieremo a tutti quanti anche le informazioni e i riferimenti dove trovare questo materiale, e ci diamo appuntamento alla prossima volta. Quindi grazie ancora a tutti e buon pomeriggio e buon resto della giornata. Grazie, buona giornata a tutti, buon pomeriggio.